Ecco, siamo alla conclusione di questa manifestazione storica dove, come dissi l'altro ieri, il tempo non ci ha aiutato, però oggi per ora non piove, è già tanto e c'è tantissima folla. Devo dire, sono felice perché il giorno cruciale è oggi, il giorno più importante del nostro carnevale è oggi, è che culmina con la restituzione della mea e dare piccio, così si diceva anticamente, al bello pomo, che è la nostra tradizione più bella, più cara, che risale al 1337, come tutti ben sappiamo. Ora vi passo una nostra bellissima mea, che vi dirà anche lei qualcosa sulla manifestazione, cosa ne pensa, com'è andata. In questo momento lei è rapita, deve ritornare al suo cecco, ma ancora è qui con i piazzolini. Buonasera a tutti. Sì, ora sono qui che sto aspettando di ritornare dal mio popolo di Fondaccini. E niente, io credo che sia una grandissima manifestazione da tenere sempre in vita, e poi con queste bellissime rappresentazioni delle persone che ne fanno parte è davvero un orgoglio. Love.
Per quest'ultimo giorno di carnevale, il martedì grasso, e anche se non sembra, è stato appena dato fuoco al bello pomo, l'albero di ginepro che da tradizione tutti gli anni viene bruciato in questa piazza per festeggiare questa giornata, l'ultimo giorno di carnevale. Purtroppo quest'anno non è bruciato bene, cioè una volta si direbbe che sarebbe stato un anno pessimo da un punto di vista del raccolto, perché
è rimasto praticamente quasi intatto. Non ci spieghiamo questo fenomeno e quindi chiedo ad un uomo di altri tempi come interpreta e se davvero quest'anno, che è bisestile, sarà tremendo. Il conte Tarlati in persona. Beh, siamo tutti altamente delusi, amareggiati, scossi da questo, da questa ardere che non è un ardore. È bisestile l'anno, ma non importa, c'è un cambiamento, quindi non è bruciato il pomo, l'anno è bisestile, speriamo che il cambiamento sia radicale, ma in positivo. E allora ribaltiamo per una volta gli auspici dell'albero e buon 2016 a tutto da Bibbiena. Eccoci qua anche quest'anno, edizione del 2016 del Carnevale Storico di Bibbiena. Il bello pomo purtroppo non ha bruciato come doveva bruciare, quindi l'annata sarà, si vedrà come verrà e vediamo un pochino. Peccato, fra le altre cose, anche un anno bisestile, la credenza popolare è quella che è. Ci rivediamo il prossimo anno, sperando che bruci tutto alla perfezione. Grazie.